Amici di Mien, oggi vi mostriamo l'iPhone 4S in versione bianca da 32 GB. Carica batterie fuori per motivi di spazio, non sono riuscito a rimetterlo nella scatola. Possiamo vedere l'iPhone 4S. Andiamo ad aprire. Troviamo il terminale bianco, molto bello. Troviamo al solito la manualistica con dentro anche gli sticker della Apple. Adesso non ho riempito la confezione, troviamo la forcina per tirare fuori la micro SIM perché funziona solo con questo tipo di schede. Troviamo le cuffie, troviamo il cavo dati e il caricabatterie, molto sottile e molto carino anche di design. Ora spostiamo il tutto, togliamo scatola e caricabatterie. Il terminale è molto bello, compatto, una bella sensazione in mano, è stabile, alluminio ai lati, vetro fronte e retro molto, che danno una bella sensazione in tutto il terminale, la fotocamera da 8 megapixel, posteriore con flash LED, riconoscimento del volto e Full HD per la registrazione dei video. Frontalmente troviamo una fotocamera VGA per effettuare il FaceTime, che è la videochiamata della Apple. Poi andiamo con le specifiche più esterne, diciamo più fisiche. L'inserto per inserire la micro SIM, sempre con la forcina che ho fatto vedere in precedenza. Per il resto è pulito, molto bello che va a filo della scocca. Troviamo anche le due linee di plastica, penso sia delle antenne. Come sappiamo, hanno messo quattro antenne questa volta nell'iPhone perché, se vi ricordate, c'era quel famoso effetto mano che faceva cadere la linea a zero. Adesso diciamo che l'effetto è stato sistemato, anche se ogni tanto la connessione dà dei problemi se viene tenuto così. Però vabbè, chi è che sente il telefono così? Non ci connetteremo mai in questa posizione, però diciamo che a volte quando si gioca o si sta facendo qualcosa con la rete e lo si deve tenere così, qualcosa succede, ecco, diciamo, che si rallenta o cose del genere, diciamo che può capitare, però per la comunicazione è buono, ottimo. Troviamo il tasto di accensione e spegnimento e standby, jack con a fianco un altro microfono per la riduzione dei rumori. Da questo lato troviamo il pulsante più e meno per bilanciare il volume e lo swipe per la vibrazione e il silenzioso. Il tasto del più può essere utilizzato anche per la fotocamera, per iniziare un video o per fare una foto. Il cellulare ha l'autofocus, quindi metterà a fuoco da solo. Accendiamo il terminale. Il processore che fa girare questo cellulare è un A5 della Apple da dual core da 800 MHz, ha una RAM da 512 e una memoria in questo caso da 32 GB, ma in commercio c'è anche da 16 e da 64. Lo schermo è un Retina Display 960x640, un'ottima risoluzione. Scusate, metto un attimo il PIN appena mi trova la SIM. Intanto vi continuo a parlare. Che altro? Il cellulare è dotato di qualsiasi tipo di connessione, anche CDMA per gli Stati Uniti. Come vi dicevo, la fotocamera da 8 megapixel, con flash LED, riconoscimento del volto. Quella frontale è una VGA, nulla di eccezionale, un po' come se avevate un iPod Touch, come quella dell'iPod. Il cellulare, come potete vedere, è acceso, la risoluzione è ottima. Poi abbiamo, che altro? Scusate un attimo. La batteria, che dovrebbe permettere 200 ore in stand-by, ma non sono, diciamo, per me effettive, dato che un problema che è stato riscontrato è infatti la durata della batteria, che con traffico dati si riduce davvero tanto.
non lo si può usare, non arriva neanche quasi alle 4 del pomeriggio, ha bisogno di una carica assolutamente. Per il resto è ottimo, come sappiamo troviamo iOS 5 con, scusate, adesso vi attivo il wifi, facciamo una prova di velocità, adesso si connette al wifi, possiamo intanto parlare di iOS 5. Come sappiamo abbiamo il notification center in alto e qua sotto abbiamo il menu per eliminare le applicazioni aperte e il multitasking, la musica, vabbè, il bilanciere del volume, nulla di più. Ok, si è connesso il wifi. Qua in alto troviamo, io adesso mi trovo a Milano, come possiamo vedere abbiamo la borsa. Potremmo inserire anche altri widget, dopo vi farò vedere come. L'inserimento di widget di questo genere ora si può solo tramite Cydia o comunque programmi non autorizzati dalla Apple. Bene, andiamo nel dettaglio. Abbiamo i messaggi, che è un aggregatore tra messaggi normali, cioè possiamo vedere, non lo so, questo qua è un messaggio del comune di Milano. Come potete... No, c'è qualche problema, scusate. Andiamo su tipo un mio amico. Ok, qua la scritta è verde, vuol dire che il messaggio non era a pagamento, cioè non è stato usato il gestore TIM per questo messaggio, che è il mio come si dice, operatore. Invece in quest'altro caso scusate, in quello verde era a pagamento, in questo qua azzurro non è a pagamento e praticamente fa questa distinzione del telefono, riconosce da solo se stiamo scrivendo a un altro utente che utilizza o un prodotto Apple oppure un cellulare normale, nulla di più. Andiamo a chiudere, sempre nel menu sotto. Il calendario è ottimo. Io ho sincronizzato tre account di posta elettronica, uno di Gmail, uno di Hotmail e uno Live, e sincronizza perfettamente tutti e tre. Le immagini sono molto belle, le fa davvero bene. Questo qua è un esempio che ho fatto oggi, non so se riuscite a vedere. Comunque si vede davvero molto. Vabbè, pinch to zoom. La qualità è, direi, molto buona, 8 megapixel che si fanno vedere. Andiamo appunto sulla fotocamera, vi faccio vedere un soggetto, prendiamo il mio iPod Shuffle, girando ovviamente. Vedete, ha la messa a fuoco automatica, possiamo decidere di settarla anche noi col dito. Potete vedere, qua abbiamo le opzioni che ci permette di inserire la griglia. Non so perché, ma non mi è di nessuna utilità, sinceramente. E l'HDR che, come nell'iPhone precedente, scatta tre foto e ne fa uscire una di qualità migliore, diciamo. Mettiamo a fuoco. Perfetto, e scattiamo. La velocità di scatto è abbastanza buona, non è veloce, diciamo, come ci avevano detto alla Apple. Tornando indietro, vabbè, la galleria di immagini è la solita, se volete vedere si vedono molto bene. Queste qua sono tutte 960x640. Abbiamo un'applicazione YouTube, che è il solito, mappe, sempre più o meno la solita cosa, non sto a spiegarvela, meteo anche, note, promemoria è stato aggiunto, che vi permette di gestire i vostri impegni, cioè potete decidere, vedete, questo qua sarebbe il calendario della redazione, calendario mio personale, completati, quelle cose che abbiamo finito di fare. Non l'ho ancora mai usato, infatti si può vedere che l'utilizzo è stato pressoché zero. Abbiamo l'orologio, il Game Center è il solito, che vi permette di giocare con i vostri amici. È stata aggiunta l'edicola, che ci permette di scaricare riviste dall'Apple Store,
Ovviamente tutto gratis, però quando poi le si va ad aprire nell'edicola vi chiede di pagare l'abbonamento annuale alla rivista, ma quello lì è normale. Tipo La Repubblica, per fare un esempio, vi chiederà tipo, non lo so, 12 euro al mese o cose così. iTunes, solito, le impostazioni ve le faccio vedere perché sono un po' cambiate. Vabbè, abbiamo oggi in aereo, wifi, solito, hotspot personale, che come potete vedere non è utilizzato, perché se non penso di aver capito male, il tethering wifi è a pagamento. Abbiamo le notifiche, che sono quelle che abbiamo visto qua nel menu a tendina. Come possiamo vedere abbiamo qua meteo e borsa, quindi se noi andiamo su meteo ci dice che è nel centro notifiche. Telefono invece ci farà apparire un banner che potete impostare se non avere banner, avere il banner in alto o il classico che vi esce a schermo. Messaggi uguale e per il resto è tutta la stessa cosa. Questi qua sono giochi che ho aggiunto io. La localizzazione l'ho messa no. Suoni, luminosità e sfondo sempre le solite cose. iCloud è stato aggiunto e devo dire che anche se non mi aspettavo, funziona bene, cioè è fatto molto bene. Finalmente l'Apple ha deciso di dare un account gratuito, come sapete prima era a pagamento. Adesso abbiamo un account gratuito quando compriamo il telefono, anche perché per il prezzo che ha il telefono, almeno avere 5 GB di spazio in un server non mi sembra di chiedere troppo. Comunque la sincronizzazione è ottima anche per questo, mi ha riportato tutti gli account, tutti i contatti che avevo su un vecchio iPod, un sacco di roba davvero, funziona alla grande. Possiamo decidere di sincronizzare la posta, i contatti, calendario, note, streaming foto che ho disattivato, documenti e trova iPhone che è un'applicazione. Abbiamo Twitter integrato in iOS 5, è buono, mi sono registrato in questa occasione solo per provare com'era, ma non sono un grande fan di Twitter, preferisco più un altro social network. Telefono, FaceTime, solita chiamata della Apple, Safari, messaggi, musica, video, queste cose già non penso di dovervele spiegare. Nike più iPod qua in fondo che è per gli sportivi. Abbiamo la musica, come al solito, vi faccio già che siamo qua sentire qualcosina. Andiamo su Icon Right Now. È remixata ovviamente, no? L'audio è eccezionale. Adesso non so se dalla registrazione si sentirà, ma l'audio è davvero davvero ottimo. Si sente che è una meraviglia. Anche i bassi, adesso non lo so, mettiamo Bad Michael Jackson. L'audio è pulito. Anche dalla cuffia è pulito. Andiamo un po' avanti. Mi sono ribeccato l'unico pezzo. Vabbè. E questo è Michael Jackson. Comunque si sente davvero bene. Ah, scusate, prima mi sono dimenticato di dirvi che qua c'è la capsula audio e qua microfono standard e il dock per inserire il cavo dati. La musica, come vi stavo dicendo, è ottima, da cuffia, vabbè, a livello Apple, quindi non c'è nulla da dire. Che altro? Abbiamo la borsa, abbiamo una cartella utility con la bussola che sinceramente non ho utilizzato mai e non penso di utilizzare mai, non mi troverò mai in un deserto. Memo vocali, calcolatrice, contatti, solita roba. Queste sono applicazioni installate da me. Vi faccio vedere però interessante la grafica. Vi provo un giochino di macchine carino, così possiamo capire come va il telefono. Real Racing 2, un gioco in HD ottimizzato per iPhone 4 e penso anche per iPhone 4S con il dual core. Vi faccio vedere. Gira bene il gioco, molto. La grafica è molto bella.
Adesso non sono stato a guardare le prestazioni di guida perché non saranno delle migliori, anche perché sono abbastanza scomodo. Come vedete la fluidità è ottima, beh ovviamente il giroscopio funziona bene. Ottimo, ottimo. Va davvero bene. Beh, adesso usciamo. Chiudiamo. Adesso vi mostro l'App Store, scusate il taglio, ma c'è stato un problema. Vabbè, App Store è il classico App Store di sempre, nulla di più. Abbiamo le mail. Scusate, abbiamo, come vedete, ho tre client mail, ho Gmail, Hotmail e Live che vengono sincronizzate tutte e tre perfettamente. I messaggi li trovate nelle notifiche. Apriamo Safari. Adesso qua c'è il nostro sito, però in versione mobile lo mettiamo in full site. Vediamo la velocità del terminale, è velocissimo, ovviamente anche mentre carica. Ah no, scusate, è vero. Non so perché, ma mi ha ricaricato la versione mobile. Come vedete, anche mentre carica il pinch to zoom non subisce rallentamenti per niente. E una volta caricato, ovviamente, non so perché adesso ci sto mettendo così tanto, ma una volta, ah, l'immaginato. Una volta caricato, il terminale fa andare la pagina perfettamente. È veloce, anche in connessione 3G. Gira molto bene, fa funzionare tutto molto bene, penso il processore A5. Che altro vi posso far vedere? Vediamo i video. Mi sono dimenticato prima di farvi vedere. Qua slisciamo. Come possiamo vedere anche il video ha l'autofocus. Una volta partito il video, non possiamo più avere modifiche. Vi faccio vedere, ecco, con un soggetto. Vedete, c'è l'autofocus. Il video è a 1080 punti, quindi in full HD. Si vede davvero bene. Diciamo che ho riscontrato una leggera pesantezza dei video. Non so il perché, ma pesa. Tipo un video abbastanza corto ha le sue dimensioni in megabyte, non direi irrisorie. Abbiamo la borsa, giochi che ho installato io, e iBooks, un'altra applicazione Apple che comunque è stata scaricata da me. Comunque, riassumendo, il terminale è anche buono. C'è un'applicazione di Facebook, non so se non è implementata nel telefono, ma ve ne parlo lo stesso, non la apro perché ovviamente sennò si aprirebbe il mio account. Però è fatta davvero bene, gira perfettamente molto meglio che su Android, devo dire. È anche fatta a livello grafico molto meglio. Abbiamo anche Messenger, che sono la chat di Facebook e nulla più. Come sempre abbiamo la possibilità di fare cartelle, eccetera. E ora abbiamo anche nel 4S appena uscito Siri, l'assistente vocale. Siri, call Lorenzo Terzi. Ciao Sorry, I don't non ha understand. capito, scusate. She cool let Lor Call Lorenzo Terzi. I don't have a phone number for Lorenzo Non Vita. vabbè, ha capito Lorenzo Vita che è un altro mio amico. Ha dei problemi, o meglio, ho dei problemi io con l'inglese perché il software è funzionante al 100%. Comunque, Siri è in beta, tra poco uscirà anche in italiano con l'aggiornamento software. Che altro dire? Nulla, il cellulare è veloce, va bene, è di fascia altissima per il prezzo a cui è collocato. Costa 7,49 la versione da 16 GB, 8,99
849 se non sbaglio la versione da 32 e 899 la versione da 64. Adesso mi sembra un po' esagerato il prezzo per un terminale che comunque si colloca allo stesso livello degli Android a 500-600 euro come Samsung Galaxy S2. Però è stata una scelta della Apple e non ci è dato permesso di avere dubbio. Vabbè, il terminale è ottimo, per chi volesse acquistarlo, il voto che possiamo dargli è di un 9, per la mancanza del flash soprattutto. E null'altro, per me è tutto, da Claudio Fradale, saluti.